È finita 0-0, ma nessuno alla fine ha lasciato il Santa Barbara con la consapevolezza di non essersi divertito. Uno 0-0 bello, coinvolgente, a tratti anche divertente, quello tra la formazione di casa e la capolista di Pallonegro, che in avvio ha avuto sicuramente le occasioni migliori per colpire, ma non è riuscita a sfruttarle a dovere. Una sfida giocata davanti a un buon pubblico e a tratti anche sotto una bella nevicata. Una sfida che all'inizio ha visto De Costanzo uscire sulla sinistra e chiamare la pazza al primo intervento riparatore. Il secondo, il portiere di casa, lo compie sul colpo di testa di Cota sul susseguente angolo, e ancora dalla bandierina la Voluntas avrebbe l'occasione per sbloccare il risultato. Ma la botta di Pirro viene ancora una volta deviata e murata in angolo dal numero 1 Brancaiolo. Finita la prima ondata, la formazione di Risarelli può cominciare a distendersi e anche a provare a rendersi pericolosa, anche se c'è ancora da respingere una minaccia sulla conclusione di Menchinella, che in qualche modo Roberto Francioni devia con il mancino. La bella Voluntas della prima parte di gara lentamente si spegne. Il Fontanelle Branca comincia a rendersi pericoloso al 26esimo, alla prima grande chance, la punizione di Francioni, ribattuta dalla barriera con la palla che torna ancora sui piedi del bomber Eugubino, che calcia di prima intenzione colpendo il palo alla destra di Stoppini. È l'occasione migliore per la formazione di casa nella prima frazione, mentre intanto la neve comincia ad aumentare l'intensità sul campo. C'è bisogno di gladiatori nel vero senso della parola. Una punizione di Alessandro Gaggiotti semina il panico, con Stoppini che in qualche modo un po' fatica riesce poi a liberare con l'aiuto di Mogliano. Nel finale altra chance per la Voluntas da una punizione di Cota, che trova l'anticipo di Lacava, in qualche modo si salva però sulla linea Roberto Francioni. La neve scende copiosa negli ultimi minuti del primo tempo e c'è un giallo in area spoletina. Su una conclusione da fuori si avventa sul pallone Alessio Radicchi, con Stoppini che di fatto gli frana addosso. Per Fabio Cattaneo di Monza e i suoi assistenti è però tutto regolare. Nel finale di tempo ci prova anche Samuele Marchi, ma in qualche modo la difesa rimedia, e poi è bravissimo Stoppini in uscita a dire di no ad Emanuele Francioni. I monti sopra la Caprara sono tutti pieni di neve, e così all'intervallo per il presidente Tittarelli e i suoi collaboratori c'è bisogno di risistemare le linee dell'area di rigore. Si comincia nella ripresa ancora una volta meglio la Voluntas in avvio, con Colombi che col mancino al quarto minuto va vicinissimo al vantaggio con una conclusione che termina appena alta. Poi una nuova inzuccata in mezzo per la Cava, bloccata senza troppi problemi dalla Pazio, ma ancora la Voluntas ad avere una buona chance sempre con la Cava, che anticipa tutti di testa ma non trova la porta. De Costanzo, spostato sulla destra, sa come mettere in difficoltà la difesa di casa. Sulla sua conclusione arriva il pallone in mezzo in area di rigore, proprio per la Cava, che riesce a girare a rete. Ma il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente Diletta Roccaforte, ferma tutto ravvisando la posizione di fuorigioco di partenza dell'attaccante in maglia biancorossa. Vanne le proteste dell'attaccante spoletino, così come quelle dei suoi compagni. È comunque un segnale, il miglior momento della Voluntas, che ha un'altra grande chance sempre con De Costanzo, ma ancora una volta la Pazio è reattivo e riesce addirittura a bloccare la sfera. Col passare dei minuti viene fuori il Fontanelle Branca. Samuele Marchi avrebbe una chance da fuori col mancino, ma la palla termina abbondantemente alta. Poi ci prova anche Michele Montanari su punizione, con la mischia che ne sussegue sopra la respinta di Stoppini, che mette un po' in difficoltà la retroguardia spoletina. Una punizione dal limite conquistata da Marchi consente ad Alessandro Gaggiotti di tentare la botta col mancino, ma Stoppini vola sulla sua sinistra a respingere la minaccia. Nel finale di tempo c'è anche un giallo in area spoletina. Sulle cross di Alessandro Gaggiotti viene ravvisata la posizione di fuorigioco di Emanuele Francioni. Sul proseguo dell'azione Giordano Radicchi arriverebbe anche a realizzare il gol dell'1-0, ma come si evince dalle immagini c'è l'assistente Liti che è già andato su con la bandierina quando arriva il pallone dalle parti di Emanuele Francioni. Fa freddo al Santa Barbara, tanto che si rivedono anche le pellicce d'ordinanza, visto il periodo, ma soprattutto c'è un Emanuele Francioni scatenato che al 35esimo manda la sfera sul palo a portiere ormai battuto. È il secondo legno di giornata per l'attaccante, che ci prova poi con una bella fiondata al volo sulla destra, prima dell'ultima conclusione per i padroni di casa, griffata da Giordano Gnagni. Entra anche Pastri nel finale, ma il risultato non cambia più. Le parole nel finale di Pallonegro e Andrea Lisarelli. Sì, perché è un campo, sapevamo, difficile, di una squadra che ha dimostrato di saper giocare a pallone, quindi siamo contenti comunque della nostra prestazione, anche del punto che abbiamo conquistato, perché comunque non era facile, sapevamo, insomma, qui è caduta anche la Villa Biagio, e quindi sono soddisfatto dei miei ragazzi. È chiaro che l'occasione abbiamo avute noi, le hanno avute anche loro, con i due pali, probabilmente alla fine il pari è giusto. Però sono contento perché ho visto veramente una partita comunque bella, mi è piaciuta. Rimane un po' di rammarico, però c'è anche sempre da sottolineare che giocavamo contro una grossa squadra che
come un attimino abbassi la tensione, abbassi il ritmo, ti mette subito in difficoltà. Gli interrogativi erano molti perché comunque venivamo da quasi un mese completo di inattività, ci mancava la domenica e l'abbiamo ritrovata secondo me bene, con i ragazzi che l'hanno interpretata bene la gara. Siamo stati sfortunati su qualche episodio, qualche palo che sicuramente ha gridato un pochino, ecco, vendetta. Però ecco, andiamo avanti. L'importante è questo, l'ho detto anche ai ragazzi, da qui alla fine sarà importante interpretare le gare come ci siamo riusciti oggi. So che magari i stimoli saranno differenti nelle prossime, perché non si può sempre affrontare la prima della classe e una squadra blasonata come lo Spoleto, però mi auguro che i ragazzi lo capiscano e secondo me alla fine ci toglieremo una bella soddisfazione anche quest'anno.